La prima pagina di una storia nuova per la Francia inizia a Montpellier con un sì, anzi un oui, quello di Vincent e Bruno. Sono i primi due uomini a contrarre matrimonio nel paese a 11 giorni dalla promulgazione della legge da parte di François Hollande. Commozione, sorrisi e baci suggellano l'unione celebrata dal sindaco socialista donna Hélène Mandrou, una cerimonia privata che si è trasformata inevitabilmente in un evento pubblico. Con i 500 invitati anche la portavoce del governo, Najat Vallaud-Belkacem, presente a titolo personale, oltre 200 i giornalisti. Attese puntualmente arrivate anche le contestazioni, sebbene ridotte, da parte di un minuto gruppo contrario alle nozze gay. Una giornata che ha anche un valore politico, il carattere militante è rivendicato dallo stesso Vincent. Per tutti gli attivisti che si sono impegnati per molti anni affinché la Francia progredisse nella modernità, è una battaglia vinta, è una gran bella battaglia. La legge permette anche l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso. Se desidereranno accogliere un figlio, questo bimbo sarà molto felice perché vivrà con due papà meravigliosi. Sono una bella coppia e saranno dei buoni genitori perché sono belle persone. Una cerimonia che arriva pochi giorni dalla manifestazione a Parigi degli oppositori delle nozze gay che si è conclusa con incidenti. Come si è visto, l'intimità è stata piuttosto relativa nella sala ricevimenti del comune di Montpellier. La domanda che ora si pone è se quest'unione tra due persone dello stesso sesso metterà fine alle contestazioni o al contrario radicalizzerà lo scontro. François Chignac, Montpellier, pour Euronews.